Navi delle ONG ostacolate dalla Guardia Costiera Libica, migranti riportati in Libia e rinchiusi in centri di detenzione dove subiscono violenze di ogni tipo, codici di condotta e burocrazia che causa la sofferenza di chi viene salvato. La realtà del Mediterraneo è questa, le responsabilità sono evidenti e sempre più emerge il negativo ruolo dell'Europa e del governo italiano nella gestione dei soccorsi. Un rapporto del Forensic Oceanography e di altri legali ricostruisce i casi emblematici di questa situazione e servirà da base per un ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un ricorso simbolico, molto importante, perché da mesi stiamo assistendo a una deriva della nostra politica di gestione dell'immigrazione. Una vera e propria subappalto pre-procura alla Guardia Costiera Libica di quello che invece dovrebbe essere un dovere del nostro Paese e dell'Unione Europea, quello del salvataggio. Si sta chiedendo ai nostri vicini libici, troppo spesso anche collusi, come lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'ONU lo denuncia con varie milizie, di intercettare i migranti per riportarli in quello che è l'inferno da cui stanno cercando di fuggire. Ovviamente la volontà politica da parte dell'Unione Europea e dell'Italia è quella di diminuire il numero degli arrivi, però noi denunciamo che per diminuire il numero degli sbarchi si stanno violando sistematicamente le convenzioni internazionali, ma anche il rispetto del diritto alla vita. Sea Watch in questo momento si trova a Malta a fare il cambio equipaggio, è rientrata dopo aver fatto un soccorso di in realtà sole 38 persone che ci hanno raccontato addirittura di aver dovuto nuotare verso il gommone. Infatti ci chiedevamo come mai solo 38 persone su un gommone che di solito ormai ne porta anche fino a 150 e di più. Era una giornata di vento, non era una giornata ottimale per poter navigare e il gommone è volato al largo e quindi solo chi è riuscito a nuotare tanto a largo è riuscito a raggiungerlo. Ci è anche stato detto che c'era un altro gommone che è partito con loro e di cui pare che si sia perso traccia. E quindi insomma una situazione in cui i soccorsi, anche i più tra virgolette semplici, con numeri non elevatissimi, stanno diventando molto problematici.